Signore e signori, buonasera. Vi parla Claudio Sattarelle, vi parlo da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro. E, per l'Associazione Unitaria Alta Terra di Lavoro, anche questa sera saremo noi insieme a parlare di storia. Stiamo toccando tanti argomenti, tutte le tematiche che vanno dal 99 fino anche alla Seconda Guerra Mondiale. E, però oggi, questa sera, trattiamo un argomento doppio, cioè che sembrano divisi, ma sembrano concorrenti, ma sono complementari. E come nostro solito, prima di poter presentare gli ospiti e gli argomenti, faccio passare un video. In questo angolo di paradiso, il Cilento, a sud del Golfo di Salerno, nel 1828 scoppiò una rivolta. Le prime scintille qui sulla costa, a Palinuro. A capo dei ribelli un prete, il canonico Antonio Maria De Luca, e altri aderenti alla setta segreta dei Filadelfi, un ramo della Carboneria. Nel loro proclama chiedevano al re delle due Sicilie costituzione e riduzione del prezzo del sale. La popolazione era vessata dalle tasse. I rivoltosi furono accolti da una folla festante a Bosco, piccolo centro nella zona interna. Ma la festa durò poco. Il re Francesco I decise una durissima repressione. Carcere e torture per le donne che avevano avuto un ruolo attivo, come Alessandrina Tambasco, ecco la sua casa, o Serafina Picella, qui raffigurata davanti ai giudici. La polizia borbonica, per farla parlare, le buttò sul corpo nudo della pece calda e la calarono in un pozzo. Serafina non parlò. Il marito, Antonio Galotti, uno dei capi, trovò rifugio in Francia. I giornali d'Oltralpe avevano dato la notizia dei moti cilentani. Gli altri uomini che si erano battuti per uguaglianza e libertà, a cominciare dal canonico De Luca, furono giustiziati, le loro teste esposte nelle piazze. Il paese di Bosco fu dato alle fiamme. Il ribelle Cilento veniva ridotto al silenzio, ma di lì a pochi anni avrebbe fatto di nuovo sentire la sua voce. Bene, questo video avete visto è tratto da un programma della Rai per il 150esimo, e siamo scesi nel Cilento. Siamo scesi nel Cilento per i fatti di Bosco. Dei fatti molto molto gravi, un'insurrezione che cercava di un'insurrezione rivoluzionaria che cercò di poter ribaltare, fare un colpo di Stato vero e proprio, cercare di togliere la legittima monarchia, che in quel momento erano i Borbone che stavano a capo del Regno delle Due Sicilie. Perché questo? Perché parleremo di due argomenti: Carboneria e i moti del Cilento, che sono molto strettamente legati tra di loro. E con chi lo faremo? Lo faremo con tre illustri ospiti. Partiamo dal gentil sesso e parliamo della signora Elena Bianchini Braglia, che ormai ci onora sempre, sempre con maggior piacere della sua presenza, perché la sua preparazione storica ormai è a 360 gradi su quel periodo, con tutto quello risorgimentale. Signora, innanzitutto vi dico, prima di presentare l'altro ospite, che quel programma che abbiamo fatto sulle insorgenze modenesi ha avuto un seguito incredibile. Siamo stati coraggiosi e ben ripagati, perché trattare con la materia non è semplice, e invece grazie a voi l'abbiamo resa fruibile e vista da tanta gente. L'altro ospite che ci parlerà, la signora Bianchini, ci parlerà soprattutto della carboneria, mentre l'altro ospite, lo vedete in alto a destra, parla dell'avvocato Ennio Puzzo, che da Castellammare di Stabia ci parla soprattutto dei moti cilentani, che hanno vissuto varie fasi. Come state? Tutto bene? Chi comincia i saluti? La signora, diamo la precedenza. Benissimo, benissimo, grazie. E tu, Ennio, tutto a posto? Tutto bene, cari ascoltatori, buonasera a voi e un saluto caloroso. Ennio, questo è un Buonasera Elena, video. buonasera Claudio. Grazie, Ennio. Questo è un video che mi hai mandato tu, quindi sì, Sì. guarda un po' la tua terra d'adozione, si può dire. Sì, chiaro. E parlaci proprio brevemente di che cosa parla quel video. Allora, questo video in pratica appartiene un pochettino a quelle manipolazioni che non rendono l'idea del contesto e della dimensione. Allora, si vuole far passare per padre della patria oppure per eroina una donna che molto artatamente dai media manipolati passa come una vittima del
della casata borbonica. Io invece vorrei fare una premessa. La casata borbonica, proprio in quel periodo, e questo ovviamente sui libri statutari non si può dire, stava cercando di risolvere il centenario problema feudale, anzi millenario, posso dire. E quindi stavano creando gli usi civici. Queste terre, se non venivano sfruttate dall'aristocrazia oppure dai latifondisti, grazie a una commissione borbonica che valutava il fatturato, soprattutto in termini di resa di questi territori, venivano confiscati e dati in uso, o meglio, in enfiteusi comune, alla povera gente, ai contadini. Quindi, in questo regno così giudicato male, così tartassato dalle ideologie giacobine, si cercava di dare lavoro e dignità a tutti. E però il video implicato, inquisito, ecco che cosa non dice, che il marito di questa Alessandrina Tambasco, tale Pietro Bianchi, era un proprietario terriero, era un latifondista, e io mi sono documentato, ho chiesto, affamatore e sfruttatore del popolo. E quindi questo la dice lunga su chi voleva la rivoluzione, chi voleva rovesciare il regno delle due Sicilie, ma soprattutto la cosa chiara è che non era una rivoluzione che ha organizzato il popolo, come sempre ci hanno fatto credere, bensì queste rivoluzioni che iniziano nel 1990, nel 1799, mutuando le ideologie malsane della rivoluzione francese, che poi le aveva mutuate dalla rivoluzione di Cromwell, mettersi contro la Chiesa e dare il potere a un fantoccio, da Carlo I, che apparteneva all'ancien regime. Si passa a Carlo II, che ovviamente stava agli ordini della nobiltà, dei latifondisti, eccetera. Quindi questa rivoluzione di Cromwell poi manderà i suoi effetti alla rivoluzione francese. La rivoluzione francese ovviamente arriverà a Napoli nel 1799, però come noi sappiamo, queste rivoluzioni di matrice massonico-liberale che a braccetto vanno con le ideologie mafiose, non dimenticano mai. E quindi finché non arrivano alla missione compiuta, vanno sempre avanti. E queste rivoluzioni iniziano nel 99 per passare nel 1000. Vabbè, poi abbiamo la parentesi napoleonica, poi immediatamente abbiamo i moti del 2021 nel Cilento, dove si chiede la Costituzione a Ferdinando I. 1828, nuovamente tutti i proprietari terrieri. Vabbè, questo ne parliamo dopo. Organizzano con un prete Va moderno. bene, va bene. Poi 1800. Mi fermo così. ci hai fatto questa premessa, poi dopo ci fai le tre fasi della rivoluzione, dei moti cilentani. Beh, Sì. certo, si può aggiungere qualcosa a quello che hai detto, Ennio, perché poi il Borbone forse, nessuno lo dice, ma furono i primi a cercare di superare il fenomeno del feudalesimo, che per 1000 anni ha resistito perché era la volontà popolare. Poi all'improvviso c'era la volontà della proprietà privata, e questo è il grande problema. E quindi tutti volevano i pezzi di terra, volevano la proprietà privata. Ma il Borbone, non dimentichiamo, fecero la prima prammatica del 23 febbraio 1792, dove praticamente c'era la distribuzione delle terre demaniali distribuite tra gli ex feudatari e i nuovi piccoli i contadini che dovevano diventare piccoli proprietari terrieri. E questo era basato in una maniera molto particolare. Io che ho questo feudo da molti anni, fatto 100, il 50% di 100 andava all'ex feudatario e la rimanente parte invece andava distribuita nel piccolo appezzamento ai neocontadini. Ma i feudatari volevano tutto, lo sapete, quindi questo è stato il grande problema. E non dimentichiamo una cosa, che
Dalle mie parti è iniziato, c'erano due ducati fra i più importanti in Europa, che era il ducato di Sessa e il ducato di Sora. E praticamente qui nel 1796 il ducato di Sora, faccio un esempio, e poi anche quello di parlo quello di Sora che conosco più in maniera dettagliata. Capisco di annoiare, però questo passaggio è importante per collegarci a quello che tu hai detto, Ennio. Sollevò dopo estenuanti trattative, i Boncompagni, che erano quelli che, i duchi di Boncompagni, che erano quelli che presero dagli Avalos spagnoli nel 1600 il ducato di Sora per 200.000 ducati. E quindi ci fu il passaggio, la trasformazione da feudalesimo a demanio regio. E quindi i Borbone fecero il demanio regio. La stessa cosa fece su Sessa. La differenza qual è rispetto ai Giacobini? Che i Borbone pagarono 200.000 ducati dopo un'estenuante trattativa, mentre i Giacobini espropriavano e davano i terreni a chi gli apriva le porte. Questo poi non viene mai detto, ecco perché poi dicono: no, ma sai, sono venuti i francesi. No, non hanno fatto proprio niente i francesi, ci hanno trovato qui. E non è un caso, e poi passo la parola alla dottoressa, alla signora Bianchini Braglia, che Professoressa, è alla prima, mi hai fatto perdere il filo, Enno, che praticamente il primo albo della storia degli avvocati è stato fatto a Napoli nel 1780. E perché? È perché le transizioni che cominciavano ad esserci tra dei passaggi dei terreni demaniali feudali nelle piccole proprietà aveva necessità di essere regolamentata da una giurisprudenza civile. E quindi il primo albo della storia degli avvocati a Napoli nel 1780. Poi dopo, addirittura io leggo infatti, poi per ringraziamento, gli avvocati nel 1860 i nomi di tutti gli avvocati del primo albo, li tengo conservati, li tengo archiviati. che cosa c'hai, scusa? Cioè i nomi degli Eh sì, dell'elenco. l'ho pubblicato, l'abbiamo pubblicato sul blog, lo sai, no? E quindi questa è per poter dire. Quindi le grandi riforme erano state avviate e nessuno in Europa come i Borbone. Signore, adesso una piccola premessa sul fatto che nel 1723, con le costituzioni del pastore presbiteriano Anderson, ci fu l'esordio della massoneria speculare, quella che poi diventa settaria, che fu la grande moda del XVIII secolo, a cui abbracciarono tantissime tutte le case monarchiche. Poi si divise in vari tipi di massoneria, gli Illuminati di Baviera, quella inglese, poi esplose quella francese, che era di tipo repubblicano. Con la caduta di Napoleone, parlare di massoneria era diventato una cosa tragica, perché avevano dato la causa della devastazione europea, perché qua nessuno parla, ma nessuno dice che dopo l'epoca napoleonica l'Europa era un deserto, il deserto dei Tartari, per la devastazione, per come aveva bruciato tutto Napoleone. Qui poi si parla sempre di Napoleone. E però furono sostituite da dei movimenti, dei moti, dei movimenti ancora settari, però con una dimensione molto più limitata e molto più segreta. E parliamo della carboneria. Quindi, signora Bianchini, ci faccia introduzione e ci parli per un quadro un po' più allargato del fenomeno della carboneria, per poi andare nello specifico delle sue zone e il rapporto carboneria-chiesa. Certo, beh sì, la carboneria è comunque un fenomeno che è strettamente legato a quella della massoneria. Possiamo dire che gli ideali sono simili, gli ideali sono gli stessi, così come sono gli ideali, se guardiamo bene, più di tutti i personaggi più o meno che hanno fatto il Risorgimento. Se andiamo ad analizzare il pensiero di un Mazzini, di un Garibaldi, di un Cavour, erano tutti strettamente legati al pensiero massonico. Questo lo dico perché tante volte ci si chiede: ma il tal personaggio, ad esempio Mazzini nello specifico, gli storici non hanno ancora stabilito se era effettivamente affiliato alla massoneria o no. Dalla carboneria era stato allontanato, ad esempio, ma questa ha poco importanza, perché in realtà la radice, il pensiero, l'ideologia, gli scopi erano i medesimi. La carboneria nasce formalmente a Napoli durante il regno di Gioacchino Murat, ma si diffonde ben presto in tutta la penisola e poi nel resto d'Europa. In Romagna entra in contatto con altre sette che erano più diffuse al nord, come quella degli Adelfi, dei Filadelfi, e
E anche lì il prezzo diventa un fenomeno unico. Questo lo metterà bene in luce Papa Pio VII nella sua bolla di scomunica dei carbonari. Tutte queste sette avevano magari nomi diversi, potevano avere dei metodi leggermente diversi, ma di fatto agivano tutte verso il medesimo fine. Alla carboneria si devono i moti napoletani del 1820, che poi si sono diffusi in tutta la penisola. E poi anche tutti gli altri moti liberali che hanno caratterizzato più o meno ovunque il periodo della restaurazione, della cosiddetta restaurazione. Le ideologie potevano andare dal pensiero liberale a quello repubblicano, con anche degli elementi socialisti, anche e soprattutto con l'avvicinamento di Filippo Buonarroti, ma in realtà lo scopo principale, ciò che accomunava tutti i carbonari, così come tutti i massoni, era, al di là di queste che possiamo chiamare sfumature, perché alla fine liberalismo e socialismo non erano che le facce della stessa medaglia, la cosa importante era la sovversione. La sovversione degli antichi valori, la sovversione dell'antico regime e soprattutto l'attacco alla Chiesa e alla fede cattolica. Tant'è che, appunto, come dicevo, Papa Pio VII emetterà una bolla di scomunica, in specifico per la carboneria. In realtà la massoneria era già stata condannata dai papi precedenti, ma siccome i carbonari si ritenevano erroneamente esenti da questo provvedimento, Papa Pio VII ha ritenuto opportuno ribadirlo anche proprio diretto esplicitamente a loro. La carboneria, come sappiamo, ha una struttura piramidale, come del resto anche la massoneria. I capi supremi avevano un'identità strettamente riservata, segreta, come vedremo dopo anche nell'istruzione dell'alta vendita, nelle lettere che si scambiavano i membri dell'alta vendita, vengono usati degli pseudonimi. Non si poteva ovviamente conoscere la loro identità. In realtà, quando le carte dell'istruzione permanente, ne parleremo comunque dopo, arrivarono nelle mani della Polizia Pontificia e poi del Papa, si arriva a scoprire anche chi si celava dietro a questi pseudonimi, ma Pio IX, quando i documenti furono pubblicati per la prima volta da Cretino Joly, non volle renderli noti per una sorta ovviamente di riservatezza e di pietà cristiana. Del resto, quello che importava non erano tanto i nomi quanto piuttosto i contenuti di questi documenti che dopo vedremo. Quindi i capi avevano questa identità segreta, mentre i membri normali, quelli gradi minori, in genere non conoscevano ovviamente i loro capi e non si conoscevano neanche più di tanto tra loro e soprattutto non erano a conoscenza dei programmi della setta. Cosicché se venivano ovviamente arrestati dalla polizia, non avevano modo di rivelare ciò che ovviamente non sapevano. Veniamo un attimo, e poi dopo cedo la parola, solo un attimo sulla bolla di scomunica che Papa Pio VII emette il 13 settembre del 1821, la bolla Ecclesiam Iesu, perché ci sono alcuni punti interessanti. Innanzitutto il Papa specifica questa unità di intenti delle sette e scrive: per quanto sia divisa in numerose sette e per quanto assuma talvolta denominazioni diverse e distinte tra loro, tuttavia essa è una sola, di fatto nella comunanza delle dottrine e dei delitti e nel patto che fu stabilito. Quindi quello che si diceva prima e che si può anche far uscire, appunto, come dicevo prima, dal discorso carboneria per andare anche alla massoneria e a tutti quei personaggi che ruotavano intorno a questi fenomeni e al fenomeno del cosiddetto risorgimento, cioè unità di intenti. L'attacco alla Chiesa, l'attacco alle tradizioni, l'attacco all'antico regime, agli antichi valori. I carbonari mirano soprattutto a dare piena licenza a chiunque di inventare, questo è sempre Papa Pio VII che scrive, di inventare col proprio ingegno e con le proprie opinioni una religione da professare, introducendo quindi verso la religione quella indifferenza
di cui a malapena si può immaginare qualcosa di più pernicioso. Ecco, questo credo che sia di grande interesse. Innanzitutto perché questa tendenza a inventare delle nuove dottrine, una sorta di spiritualismo così vago, astratto, accomuna molti pensatori e politici di Esoterismo. Risorgimento. Innanzitutto Mazzini, sappiamo benissimo, ma anche in un certo senso Garibaldi, tanti avevano questa tendenza, non avendo, diciamo, il coraggio e neanche tutto sommato la convenienza di professarsi direttamente atei in un periodo in cui ancora la maggioranza della gente, la grande maggioranza era religiosa, preferivano staccare la gente dall'idea religiosa gradualmente, inventando una religione astratta che nulla aveva a che vedere col cattolicesimo, che invece è una religione estremamente concreta, che entra proprio nel quotidiano delle persone. Ecco, queste forme di pensiero astratto, vagamente spiritualista, inventati senza nessun fondamento, che però potevano in un certo modo accontentare qualcuno e che soprattutto, appunto, pian piano avrebbero portato a questa indifferenza che giustamente il Papa definisce la cosa più perniciosa in assoluto, qualcosa di cui difficilmente si può immaginare qualcosa di più deleterio. E questo lo vediamo benissimo ai giorni nostri, si è arrivati proprio a questo, all'indifferenza, che è peggio dell'odio, che è peggio dell'avere un nemico ben dichiarato, ben delineato davanti. Questa indifferenza, diciamo che oggi ha raggiunto il suo apice, ma era già nello scopo dei carbonari, che d'altra parte è ribadito più volte nelle istruzioni e nelle lettere dei membri dell'alta vendita, non avevano fretta. Loro sapevano di dover combattere una guerra lunga, lenta, che avrebbe richiesto tempo, pazienza, e lo sapevano e non se ne preoccupavano. Dicevano: il soldato muore, ma la battaglia continua. Possiamo metterci un secolo, possiamo metterci 2 secoli, ma l'importante è arrivare allo scopo. E oggi vediamo che ci sono arrivati pienamente. Poi continua il Papa: i fedeli devono assolutamente astenersi dalla società stessa, dalle sue adunanze. Adunanze, riunioni, aggregazioni e conventicole sotto pena di scomunica, in cui corrono sull'istante i contravventori sopraindicati senza alcuna dichiarazione. Cioè, nel momento in cui uno aderiva alla carboneria era scomunicato all'istante, cioè non c'era bisogno poi che il Papa o il Vescovo glielo comunicasse. Ognuno sapeva che aderendo avrebbe ricevuto la scomunica. Dalla scomunica nessuno potrà venire assolto, ovviamente, se non da noi o dal Romano Pontefice pro tempore, salvo che si trovi in punto di morte, ovviamente, qui c'è sempre la misericordia, per cui se uno appunto non aveva tempo di andare a chiedere la revoca della scomunica al pontefice, poteva riceverla in punto di morte da un sacerdote qualsiasi. Inoltre prescriviamo a tutti, sotto la stessa pena di scomunica, l'obbligo di denunciare ai vescovi. Se si conosce qualcuno che aderisce alla carboneria o se c'è una setta nella propria città, c'è l'obbligo di denunciarla ai vescovi. E poi sono proibiti anche i libri e gli scritti. Ecco, con questo concludo, lo dico perché poi mi consente di collegarmi a quello che magari vorrei dire dopo, che è un po' il caso che fu abbastanza eclatante all'epoca di Don Giuseppe Andreoli. Intorno alla metà dell'Ottocento, comunque, l'opera attiva, diciamo così, della carboneria, cioè quella più evidente, quella più politica, andò pian piano scemando. Rimase molto attiva comunque l'attività ideologica, che magari si espresse poi in altre forme, l'influenza del pensiero rimase attiva, io oserei dire anche fino agli inizi del Novecento, anzi possiamo dire che non è mai cessata. Però la parte, come vi dicevo, più attiva terminò. E di questo diciamo che un po' alcuni membri dell'alta vendita, da quello che ho visto nelle lettere, si rendevano conto e un po' temevano questo pericolo che, appunto, dovendo stare troppo nel segreto, troppo nell'ombra, pian piano venissero superati da altri. Per cui volevo concludere, stavolta concludo davvero, solo leggendo alcune parole che scrisse
Beppo, questi sono gli pseudonimi, a Nubius. Nubius era il capo supremo dell'Alta Vendita, almeno fino al 1844. Noi ci siamo troppo rinchiusi nell'ombra e nell'oscuro, saremo dimenticati e trascurati da quelli che profitteranno dei nostri lavori e del loro risultato. Noi non riusciamo e non possiamo riuscire. Bisogna dunque soccombere e rassegnarci al più crudele degli spettacoli, quello di vedere il trionfo del male che si è fatto senza partecipare a questo trionfo. Trionfo del male che avevano fatto, si rendevano quindi dunque conto, anche questo è importante da notare, di star facendo del male. Il trionfo arriverà. Arriverà quando appunto la carboneria sarà però ufficialmente, diciamo, caduta nel dimenticatoio, ma solo ufficialmente, perché in realtà appunto il male che loro avevano fatto sarebbe continuato e altri lo avrebbero portato avanti. E, ripeto, la carboneria stessa comunque a livello ideologico continuò ad operare ancora a lungo. Signora, grazie per la sua breve ma coincisa piccola relazione. C'è da dire questo, che la carboneria, come la massoneria di quel periodo, ripeto, dopo con le costruzioni di Henderson, loro avevano pazienza perché avevano una visione, non avevano, no, quindi per loro rispondevano a una missione ben precisa. Quindi avevano una visione, non avevano fretta, sapevano a che cosa dovevano mirare. Certo. Poi la carboneria sparì da sola, perché? Perché fece da supplenza alla massoneria. La massoneria ebbe il tempo di riorganizzarsi, ebbe il tempo di ripartire. Nel momento in cui poi la massoneria tornò a essere protagonista della scena politica, geopolitica, ma soprattutto geopolitica, la carboneria si fece da parte in maniera quasi naturale. Tutto qui. Ennio, per quanto riguarda te, non voglio toccare l'aspetto esoterico e mistico della carboneria, perché se no non ti fermiamo più. Io già lo so, quindi facciamo finta che non parliamo, poi ne facciamo. Ti prometto che faremo una puntata dedicata solo all'esoterismo, va bene? Va bene. Perché se no, signora, se parte Ennio sull'esoterismo No. e sullo spiritismo della carboneria e massoneria, praticamente possiamo anche andare da un'altra parte, perché non lo fermiamo più. Perché è estremamente preparato, ma soprattutto per lui è un nervo scoperto come lo è per noi. Quindi Ennio, mi fai questa promessa. Cominciamo adesso con i modi cilentani. Cominciamo con i primi. Innanzitutto dicci le date fondamentali dei modi cilentani e cominciamo a parlarne una alla volta, dai. Va bene, allora, i modi cilentani ne abbiamo tre. Attorno al 1821, soprattutto quello più importante, 1828, con a capo il canonico Antonio Maria De Luca. Poi abbiamo anche il 1848 con Constabile Carducci. E poi, va bene, poi ci sarebbe anche Pisacane nel 57, perché tanto è vero che il Cilento era ed è una zona, un territorio che è stato ed è altamente liberale, e ce ne siamo accorti anche tutt'oggi, insomma, come funziona la situazione da quelle parti. Tutti liberali, non per niente durante i vari moti hanno soggiornato personaggi quale Garibaldi. Garibaldi ha dormito a Vibonati ed era protetto da personaggi che l'avevano addirittura seguito in Sud America ed erano del Golfo di Policastro. Va Però bene. prima di iniziare vorrei dire una cosa, vorrei chiarire una cosa che parecchie persone, secondo me, ne parlano, però non hanno mai capito che cosa significa. Quando si parla di massoneria o di carboneria, si parla di alta vendita. Che cosa significa alta vendita? Allora, chiariamo. Alta vendita la usavano soprattutto i carbonari. I carbonari, ecco, parlo sempre di come i media oppure i libri che hanno scritto i vincitori cercano in pratica di parlarne in modo confusionario oppure di non parlarne. La carboneria, purtroppo, ci hanno fatto sempre credere che era composta da povera gente, da carbonari, proprio materialmente, persone che andavano vendendo porta a porta il carbone per le case. Ci
hanno fatto sempre credere che la carboneria era il parente povero della massoneria, che la massoneria era la politica, mentre la carboneria era il braccio armato, un pochettino come i brigatisti di oggi. Però niente, niente di tutto falso, i carbonari erano tutt'altro che poveracci. Dobbiamo fare una premessa, l'Ottocento, come il Settecento e l'Ottocento, qual era la fonte energetica principale? Guarda caso, il carbone. E allora i carbonari non erano quelle persone sporche che andavano ad aggiustare i caminetti oppure vendevano il carbone porta a porta, bensì erano gli imprenditori, erano i petrolieri di oggi. Però, soprattutto nella Bassa Italia, come la chiamavano una volta, erano personaggi che rappresentavano la grossa imprenditoria perché tutto si muoveva con il vapore, dalle navi alle locomotive, agli riscaldamenti. Quindi queste persone sicuramente non erano poveracci, come ci hanno fatto credere, bensì erano personaggi di alto livello economico. E quindi, come mi potete insegnare, negli anciani regime, se tu eri un imprenditore, sicuramente non ti potevi arricchire e non potevi andare al di sopra del re. Quindi queste persone che cosa volevano? Volevano un regno alla inglese o alla francese, dove tu economicamente potevi scavalcare anche il re. Mentre qui, dalle parti nostre, questo non era permesso. Perché quindi alta vendita? Quando questi settari, questi carbonari, si riunivano a complottare per fare il colpo di Stato, ovviamente queste persone decidevano il prezzo del carbone, ma come oggi i petrolieri, le sette famiglie decidono il prezzo del petrolio. Quando la polizia borbonica faceva irruzione per qualche soffiata in queste case dove questi si riunivano a cospirare, loro dicevano che si trovavano lì per fare la vendita di carbone. Quindi vendita, alta vendita, rappresentava i gradi di potere di queste persone. Ecco, fatta questa premessa, cominciamo a parlare un pochettino di questi moti del Cilento, e soprattutto, come ho detto, il più importante è quello del 1828, capitanato da un prete, io definisco moderno. Se tu vai nel Cilento, questo prete, a detta dei liberali, è quello che ci ha portato la libertà. Però, quale libertà? Ma la libertà sicuramente non cristiana, perché questo prete, guarda caso, nella prima metà dell'Ottocento, era un prete che aveva pure una figlia dichiarata e si dice che ce ne fossero pure altri. Quindi questo era un prete che aveva indossato l'abito monacale, però è stato scoperto che questo prete faceva l'usuraio, metteva le mani addosso alle donne, si è provato che era proprietario terriero e quindi questo voleva la rivoluzione, perché ovviamente questo personaggio arruola sempre in nome di quella libertà, ma di matrice liberale. Tanto è vero che la prima cosa che fanno, piantano gli alberi della libertà o della liberté. Tutti sanno che l'albero della libertà è il simbolo dell'anticristo o dell'anticroce. Ennio, Allora, allora, signora Banchina, adesso cominciamo a intrecciare i rapporti con la carboneria, quindi delle sette, con la Chiesa e quindi soprattutto dalle parti vostre c'è stato qualcosa di molto molto importante, un personaggio oscuro ma protagonista di quei moti che per molti, per l'istituzionale è un eroe, ma per chi è identitario, un insorgente, chi è tradizionalista forse è il contrario. Prego. sì, a Modena, proprio durante i moti del 1821, c'è stato il caso di Don Giuseppe Andreoli, che effettivamente,
È molto noto anche semplicemente cercando su Google anche semplicemente carboneria, salta fuori subito Don Giuseppe Andreoli, Francesco IV. Francesco IV d'Austria Est, diciamo che è finito proprio nel libro nero dei sovrani preunitari, è proprio il tiranno per eccellenza, proprio per il caso di Don Giuseppe Andreoli, oltre a quello di Ciro Menotti che sarà nel 31, ma diciamo quello di Don Andreoli è più eclatante, più sfruttato dalla propaganda proprio perché Don Giuseppe Andreoli era un giovane sacerdote. Don Giuseppe Andreoli nasce nel Modenese a San Possidonio nel 1789 e morirà condannato, giustiziato appunto dal duca nel 1822, quindi molto giovane. Tra l'altro, Don Giuseppe Andreoli aveva potuto frequentare seminari, aveva potuto studiare liberamente grazie all'aiuto di una famiglia nobile modenese fedelissima del duca, i marchesi Tacoli. Poi era stato ordinato sacerdote nel 1817, dopodiché era diventato precettore di retorica dei conti Sogliani Raschini di Reggio. E lì aveva cominciato a frequentare un po' di salotti letterari, un po' di ambienti, quegli ambienti altolocati, spesso nobili, aristocratici, che tuttavia purtroppo civettavano con le nuove ideologie. C'è una parte molto interessante, dopo magari se avremo il tempo la vedremo, nell'istruzione dell'alta vendita, che parla proprio dell'importanza di attirare alle nuove ideologie, cercare di attirare dentro le sette proprio il più possibile di principi aristocratici, visto che in realtà la carboneria, la massoneria stesse per le loro ideologie attiravano di per sé piuttosto borghesi che non aristocratici, un aristocratico che entrava nella massoneria, diciamo, faceva un po' il contrario del proprio interesse a rigor di logica. In realtà furono tantissimi anche principi che vi aderirono e purtroppo anche alcuni sacerdoti. Inutile dire che per un sacerdote entrare nella carboneria era assolutamente un controsenso. Appunto, c'era stata la scomunica del Papa e gli ideali della carboneria erano assolutamente contrari al cattolicesimo. Dopo essersi affiliato, comunque, Don Giuseppe Andreoli ottenne una cattedra di grammatica e di retorica al Collegio di Correggio, che era anche seminario, e questo appunto fu uno degli elementi che maggiormente infastidì il duca, portandolo ad emettere la sua sentenza di condanna. Viene arrestato il 26 febbraio del 1822 a Correggio, viene portato a Modena e viene lungamente interrogato da Giulio Besini, che era il capo della polizia modenese. Dopodiché viene trasferito a Rubiera. A Rubiera c'era il famigerato, entrato in tutti i libri di storia, quantomeno quelli relativi al Ducato Estense, come un'istituzione tremenda, il Tribunale Statario, che Francesco IV aveva istituito proprio per condannare i reati di affiliazione alle sette. Ovviamente qui la propaganda risorgimentale ha fatto un gran clamore sul fatto che Francesco IV fosse così incattivito, fosse così ossessionato dai settari. In realtà Francesco IV era semplicemente un duca attento e lungimirante che aveva capito il pericolo che si celava dietro a queste ideologie e aveva capito che la restaurazione, proprio per le sue caratteristiche, non era, diciamo, nonostante come tale si presentasse, però non era in realtà pienamente adatta a contrastare questi fenomeni. La restaurazione, per definizione, cerca l'equilibrio. Cerca la tranquillità, cerca di mantenere lo status quo. Per Francesco IV invece non era sufficiente mantenere lo status quo, perché purtroppo i semi della rivoluzione francese si erano radicati, erano piantati, e benché fossero stati momentaneamente appunto isolati, però
lui vedeva che appunto continuavano a crescere seppur nel segreto. Quindi secondo lui era necessaria un'azione più attiva, più decisa che non quella che era portata avanti dall'impero, dall'Austria appunto nel periodo della Restaurazione. Per cui mise un particolare zelo appunto nel cercare di contrastare questi fenomeni. Questo tribunale di Rubiera appunto quindi era stato istituito appositamente per questi reati. Diciamo che nell'occasione dei moti del 1821-22 furono processati dal tribunale, arrestati e processati dal tribunale di Rubiera 60 persone. Di queste 60 persone, 47 furono condannate. Di queste 47 condannate, solo Don Andreoli venne effettivamente giustiziato. Perché Francesco IV, così cattivo, però concesse la grazia a tutti, a parte Don Andreoli. Perché? Perché Don Andreoli era un sacerdote, perché Don Andreoli insegnava in un seminario. Quindi lui lo reputò doppiamente colpevole, innanzitutto perché per un sacerdote era appunto una cosa assolutamente illogica e ipocrita andare ad aderire a una setta che aveva come scopo principale quello di attaccare e distruggere la Chiesa cattolica. Quindi lui lo reputò doppiamente colpevole, molto più colpevole di altri che sacerdoti non erano. Francesco IV poteva essere un uomo duro, un uomo tutto d'un pezzo, ma aveva come appunto ideale assoluto quello della coerenza, per cui lui non poteva assolutamente tollerare questa doppiezza. Un sacerdote carbonaro per lui era una cosa inconcepibile. E poi proprio per il suo ruolo di insegnante in un seminario, un ruolo che lo metteva a contatto con la gioventù. E effettivamente lui aveva già avvicinato a questi ambienti diversi giovani. Quindi proprio per dare un esempio, appunto, per punire il sacerdote traditore e anche per appunto evitare che lui potesse continuare a portare sulla cattiva strada dei giovani, decise con lui di essere particolarmente severo e quindi fu l'unico, ripeto, l'unico condannato a morte per i moti del 1821. E questo gli costò caro, infatti in genere fare dei martiri non va bene, se ne accorgeranno anche i carbonari massoni, questo sarà uno dei punti magari che vedremo dopo fra le istruzioni dell'alta vendita. E la condanna di Don Andreoli costò cara alla fama di Francesco IV, però lui non volle sentire ragioni. Si dice che tanti gli chiesero la grazia per Don Andreoli, in realtà non è proprio così. Nessun membro del clero modenese si spese in favore di Don Andreoli, erano tutti molto consapevoli della gravità di quello che lui aveva fatto. L'unico che cercò di aiutarlo fu il vescovo di Reggio, ma non in maniera, diciamo, molto convinta, si limitò a chiedere al duca se non c'erano possibilità di salvargli la vita. Francesco IV, ripeto, punì soprattutto il sacerdote, proprio perché era sacerdote, cioè il fatto che fosse sacerdote non poteva in alcun modo intenerirlo, anzi, era un aggravante. Francesco IV, tra l'altro, era religiosissimo, sinceramente profondamente religioso, quindi sapeva bene quale era il pericolo appunto della carboneria per la Chiesa. Quindi ecco. Sulla morte di Don Andreoli poi si sono spese tante pagine, anche molto romanzate. C'è chi dice che morì in modo eroico e rassegnato, c'è chi invece dice chi dice che si agitò talmente tanto che la ghigliottina all'inizio lo colpì a un braccio anziché al collo. Ad ogni modo. Morì confessandosi, morì bene, però ecco il pericolo delle sue ideologie, quello purtroppo è rimasto. E dopo vedremo appunto quando parleremo dell'istruzione dell'alta vendita, di questo programma segreto che era volto appunto innanzitutto, dopo vedremo molto bene anche questo, innanzitutto
a distruggere la Chiesa e la fede cattolica. La stessa Unità d'Italia era una scusa, era un qualcosa di secondario che si poteva eventualmente ottenere, ma era uno strumento comunque per colpire lo Stato Pontificio, il potere del Papa e la Chiesa. Quindi, ripeto, Francesco IV aveva capito questo. E Don Andreoli forse no, o se lo aveva capito era ancora più colpevole, però ecco un sacerdote che si mette al servizio di questi nemici della Chiesa, capite che effettivamente non è scusabile, anche appunto a costo di rimetterci, perché Francesco IV ci ha rimesso, così come ci rimetterà nel condannare Ciro Menotti. Sarà poi una situazione simile, sempre moti liberali, Ciro Menotti si avvicina alle idee della carboneria e Ciro Menotti paga il tradimento, perché Ciro Menotti era un amico, un beneficato del duca, e quindi Francesco IV, appunto, nella sua coerenza, non gli perdonerà il tradimento. Ma è appunto molto più grave ed emblematico per quello che andremo a dire dopo, per quello che è il significato dell'opera della carboneria e della massoneria, credo che sia appunto Don Andreoli. Beh, c'è da dire, signora, che a parte il fatto che era un prete, quindi apparteneva al mondo ecclesiastico, c'era il fatto che quel periodo, ancora in quel periodo l'educazione apparteneva, era di gestione della Chiesa, e quindi lì c'era anche il fatto che poteva inquinare le menti giovani Sì. quindi veramente fu un binomio non da poco. Forse secondo il mio modesto parere, ma questa è una mia opinione personale che vale meno di zero. Ha pesato più il fatto che lui fosse un educatore e quindi Sì. poteva essere pericoloso per crescere la mente inquinante. Sì, ma Francesco IV lo spiegherà in una lettera, dopo averlo condannato, spiegherà le sue ragioni. C'è appunto anche questa, la corruzione della gioventù. Esattamente. Soprattutto la parte Sì. educativa, secondo me, se era un Sì. parroco normale oppure anche non aveva questa fine. Poi dopo, come ultima parte, con voi signora parleremo proprio della questione più delicata e, come posso dire, profetica dell'istruzione Alta Vendita, istruzione permanente, come diceva la Pellicciari. Poi dopo ne parliamo dopo. Ennio, adesso parlaci proprio del cuore dei moti, che è quello del 28, quello Questo è poi che quello fa riferimento anche al video che iniziale. là, diciamo, sono i più importanti. Allora, come ho detto precedentemente, era il momento in cui tutti i grossi latifondi venivano trasferiti dai grossi latifondisti, dai grossi proprietari terrieri, dai grossi feudatari, e in pratica venivano trasferiti alla borghesia, diciamo al ceto, diciamo immediatamente inferiore. E questo ovviamente dava fastidio a questi personaggi. Allora, che cosa succede? Che nel Cilento, come ho detto prima, c'era questa sorta di despota, cioè questo padrone del territorio, che per il più è un padre della patria, e che si chiamava Antonio Maria De Luca. Questo prete, questo canonico, proprietario terriero, era il capo in zona della setta dei Filadelfi. La setta dei Filadelfi era una setta di matrice murattiana che si proponeva di creare addirittura si parlava di repubblica, o addirittura di creare uno stato monarchico di matrice liberale. Cioè, lo scopo qual era? Era quello di trovare un re fantoccio, un re che fosse soltanto un rappresentante sulla carta, che però stava a disposizione di questi grossi proprietari, questi grossi latifondisti, cosa che oggi esiste in Brose, anche nel mondo occidentale. Ed ecco che quindi questo prete che cosa fa? Parte che questo prete era capace di tutto, era anche usuraio. Tant'è vero che grazie all'usura arruola determinati personaggi, arruola un tale che si chiamava Antonio Galotti con la L, non Antonio Gallotti di Sapri che ospiterà Carlo Pisacane, Antonio Galotti. Questo qua in pratica era un criminale che aveva ucciso già diversi personaggi, ma poi soprattutto questa rivoluzione nasce con la scusa, cosa che secondo me interessava a pochi in questi paesi,
dell'aumento del prezzo del sale. Quindi che cosa succede? Si va in questi paesi del Cilento e soprattutto questo è il braccio forte, cioè il braccio armato di questa rivoluzione, erano i famosi, famosissimi fratelli Capozzoli. Questi fratelli Capozzoli erano paragonabili a un clan camorristico mafioso di oggi. Omertà, terrorizzavano paese per paese la popolazione, rubavano polli, galline, insomma qualsiasi sorta di alimento, oppure incutevano soprattutto il terrore nel paese. E soprattutto arruolavano quegli stessi contadini che venivano protetti dallo stesso re. E quindi il re in questa rivoluzione si trova in modo inconsapevole queste persone che lui stesso proteggeva, i piccoli contadini, quelli là a cui era stato assegnato quel piccolo appezzamento di terra che gli serviva per vivere e per riappropriarsi della propria dignità. Ennio, scusami, parliamo di Francesco I, giusto? Siamo ancora a Francesco, siamo, no, siamo, no, aspetta, siamo a Francesco I perché guarda che i moti del Cilento del 28 vengono organizzati soprattutto da Ferdinando II, ancora diciottenne, perché in pratica la veramente dei moti del 28, nonostante c'era il padre che per un quinquennio è stato re, però il padre da Manforte a Ferdinando ancora non secondo, ecco, al figlio. Quindi la veramente era questo, era il figlio, era Ferdinando II che già dimostra in pratica la sua personalità di spicco, insomma, la sua grossa personalità di re che ha dato onore alla casata borbonica. Quindi questi moti come iniziano? Inizi, bisogna capire proprio il contesto. Questi grossi demani stavano andando nelle mani dei piccoli proprietari. Quindi ai pezzi grossi, ai grossi latifondisti, questo non faceva piacere. Quindi questi qua si organizzano, in pratica organizzano questa setta dei Filadelfi, che era composta da medici, avvocati, proprietari terrieri, preti di matrice liberale, quindi in pratica un poco tutta l'intelligenza, tutta la parte intellettuale e danarosa del paese. La cosa che bisogna dimostrare, insomma, con questi video che facciamo, che queste erano rivoluzioni senza popolo. E se il popolo poteva in pratica rientrare, perché ovviamente come c'è la rivoluzione, non è che la facevano i ricchi, ovviamente c'erano i contadini, c'era la gente che scendeva in piazza, però bisogna fare una distinzione. Questa gente che scendeva in piazza, chi erano? Erano quei personaggi costretti da questi grossi latifondisti che vivevano in queste grosse estensioni di terreno, di terra, che andavano dalla Calabria alla Campania, ci volevano giorni e giorni a bordo, a cavallo di un asino oppure di un cavallo per percorrerli. E quindi questi qua vivevano, c'erano centinaia e centinaia di persone che vivevano in questi grossi feudi. E ovviamente nel momento in cui il latifondista diceva venite con me che dobbiamo andare a fare un servizio o la rivoluzione, questi non dicevano no. Quindi tutte le persone dai 15 ai 50 anni venivano arruolati e andavano a marciare contro quello stesso re che alla fin dei conti li proteggeva. Poi, ma non bastava, la rivoluzione come si faceva? Aprivano le carceri. E tanto è vero che nei moti del 1828 vanno ad aprire le carceri a Palinuro, perché la gente, la rivoluzione, alla fin dei conti non la voleva fare, perché io non ti dirò mai di dire nel regno delle due Sicilie ti stava bene o abbastanza bene, perché se no non ti spiegano tante cose, non ti spiegano che dal 1734 al 1855, da 2 milioni e 200 mila persone del 1734, diventiamo 10 milioni di persone, non si emigrava. Quindi si stava bene o abbastanza bene, quindi tutte le cose che hanno raccontato, insomma, che qui in pratica c'era la fame diffusa, l'ignoranza diffusa, oppure c'era un regime totalitario, devo dire che non è vero, perché se no la gente sarebbe andata via.
Quindi, altro argomento, quindi questi modi come finiscono? Questo prete arruola tutti questi personaggi che poi bisogna fare una distinzione, tutti questi personaggi erano, posso fare i nomi, erano i fratelli Capozzoli, che erano proprio i capi di questa rivoluzione, che erano veramente una banda di delinquenti assassini. E sono stati eletti padri della patria, però quando vai in Cilento e fai il nome di queste persone c'è un certo imbarazzo, perché ovviamente questi qua che erano dei delinquenti matricolati con tanta fedina penale alle spalle, ovviamente vanno a tozzare male con l'Unità d'Italia. Oppure abbiamo i fratelli Catalina, oppure i fratelli De Mattia, oppure abbiamo la famiglia Mazziotti di Celso, che ancora oggi è una famiglia in vista dopo 150 anni, 170 anni. Allora, questi modi dei 28, ecco, c'è un tranello che io voglio chiarire. Dobbiamo parlare del maresciallo Saverio del Carpetto, ministro della polizia. Questo Saverio del Carpetto, nel 1820-21, quando c'era stata già la rivoluzione, era un liberale, dichiarato. Ovviamente fu condannato a morte e perdonato, perché i Borbone, tutto sommato, perdonavano sempre, nonostante, insomma, se ne dica. Quindi questo qua era un perdonato, riabilitato, e quindi rimesso, insomma, ai posti di comando. Però il suo DNA liberal Giacobbi c'è sempre. Perché io dico sempre una cosa: questo personaggio che andò ad affogare nel sangue i modi del Cilento del 28 lo fece proprio per mettere in cattiva luce Francesco I. Perché dobbiamo dire questo? Quando in pratica arriva l'ordine da parte di Francesco I che bisognava smantellare questi moti, questi settari, queste carbonerie, perché poi in quel periodo muore la carboneria, diciamo, apparentemente. Allora, che cosa succede? Esisteva il telegrafo. Francesco I, in pratica, aveva prima dato l'ordine di radere al suolo il paese, ovvero Bosco, che si trova a pochi chilometri da Sapri, da quelle zone là, dove nascono i moti. Però il del Carretto, per mettere in cattiva luce il Borbone, fa finta di non avere ricevuto l'ordine. Quindi che cosa fa? Incendia il paese, mette a ferro e fuoco tutto, decapita, insomma, tutti quanti i ribelli, quando poi in pratica abbiamo scoperto che 2 giorni prima Francesco I aveva detto di lasciare stare le cose come stavano, perché i moti già in pratica erano morti. I moti come nascono? Si liberano i detenuti nel carcere di Valiluro, poi viene sabotata la caserma di Valiluro, dove trovano pure delle armi che con la cui polvere da sparo si era deteriorata con l'umidità. Quindi ecco che arrivano questi contadini non convinti, costretti da queste forze baronali di fare la rivoluzione, e il del Carretto mette a ferro e fuoco il paese. E allora ecco che poi è arrivata tutta la retorica risorgimentale giacobina, i Borbone sanguinari, eccetera, eccetera. Fu del Carretto a prendere l'iniziativa. E che cosa fai? Poi, tanto è vero, che cosa succede? Arriva negli anni 70 Bosco, come esule dalla dittatura spagnola di Francisco Franco, del caudillo, arriva José Ortega. E Quando questo? José Ortega era un pittore che era il braccio destro di Picasso. Questo, come sembra la storia di Bosco, crea dei murali in cui raffigura tutta la sequenza della messa a fuoco, della distruzione del paese Bosco in chiave giacobina. Ah, allora che cosa succede? Succede che poi, quando questo canonico Antonio Maria De Luca viene catturato da Del Carretto, verrà portato a Salerno su un carretto, su
insomma, su un calesse. E però io voglio dire questo. Questo qua è un padre della patria. Addirittura De Luca, il presidente della regione, un giorno disse: ah, porta lo stesso mio cognome, forse io potrei essere anche un suo discendente. Però che cosa succede? Succede che quando questo De Luca canonico viene arrestato e viene processato e condannato a morte e viene portato a Salerno per essere in pratica giustiziato, come tu sai, per giustiziare all'epoca un prete ci voleva un altro prete che gli togliesse i voti. E guarda caso, nessun prete era disposto a fare la cerimonia, chiamiamola così, macabra, di togliere i voti a questo prete. Si dovette chiamare Camillo Allevi. E chissà perché, insomma, nessuno voleva assumersi la responsabilità, dovettero chiamare un esorcista, perché questo canonico Antonio Maria De Luca era un vero Satana, perché questo personaggio, che ai più potrebbe sembrare un personaggio che si è battuto per la libertà, in verità era un personaggio che approfittava delle donne. Aveva un prete che aveva i figli nell'Ottocento, insomma, non mi sembrava una cosa bella, come non è bello neanche oggi. Era un usurario, era un personaggio che piantava gli alberi della libertà. E prima abbiamo detto che cosa significa esotericamente l'albero della libertà: è l'albero del peccato, è l'albero dove in pratica si facevano i malaffari, ci andavano le prostitute, era il simbolo del demonio. Va bene, Ennio. Qui abbiamo scoperto, credo che il periodo di Picasso non sia 1870, ma credo che sia gli anni 30 che Francisco Franco, la dittatura, venne negli anni 30 No, della. aspetta un attimino, aspetta, questo José Ortega arriva all'inizio degli anni 70 e viene a vivere a Bosco. Però questo José Ortega è stato Franco muore nel 75, quindi Quindi nella dittatura. 1970, quindi 1970, non 1870. No, no, io ho parlato di José Ortega, che è in pratica un noto pittore, artista, braccio destro di Picasso, che poi negli anni 70 del Novecento è venuto a Quindi vivere a Mosca proprio questi murales. chiudiamo con la chicca, la signora Bianchini. Qui parliamo adesso, andiamo più a fondo. Che poi il settarismo che entra, che era già entrato nella Chiesa, ma con la carboneria poi devo dire che l'ho scoperto grazie agli studi di Angela Pellicciari, la famosa istruzione permanente, l'istruzione ad alta vendita, che praticamente è il ponte col presente, perché lì sembra di vedere il disegno che si è attuato adesso. Qualcuno ci vede il disegno del Concilio Vaticano II, forse in maniera troppo maliziosa, però. Cerchiamo di capire che cosa. L'unica cosa che posso dirvi, signora, vi anticipo: Pio IX era costretto a non fare quei nomi perché erano nomi di famiglie importanti e le famiglie, lo Stato Pontificio ormai era decadente e stava rischiando di sparire. Quindi, se avesse fatto una cosa del genere, avrebbe ripetuto forse quello che è stato fatto nel 99 a Napoli. Erano famiglie troppo importanti che mantenevano quello Stato Pontificio che ormai si reggeva sui piedi d'argilla, non era soltanto carità cristiana. Comunque, adesso cerchiamo di parlare di questa istruzione permanente, di come era sviluppata, i concetti che, e come purtroppo devo dire, è attualissimo e ti viene di pensare ai giorni d'oggi. Sì, beh, certo, leggendolo è un documento straordinario, cioè leggendolo si vede proprio, si capisce tutto quello che è successo, è di una chiarezza veramente cristallina. Erano carte segrete, ovviamente, sono state scoperte dalla polizia pontificia, appunto, sono finite nelle mani del Papa, di Gregorio XVI, e poi sono state pubblicate da questo scrittore francese, Cretino Jolie,
così nella sua opera La Chiesa di Roma e la Rivoluzione. Innanzitutto la prima cosa che emerge da queste carte è che sono proprio un programma, un vero e proprio programma, cioè sia l'istruzione permanente che è proprio il programma dell'alta vendita, cioè della carboneria. E poi ci sono alcune lettere che si scambiano i membri dell'alta vendita, sempre appunto programmando, definendola la tattica da adottare per arrivare allo scopo, che è detto più volte chiaramente, è la distruzione, della Chiesa di Roma. Però la prima cosa che salta agli occhi è che si rendono conto, che è necessario cambiare tattica, cioè non più i metodi violenti, i metodi, scoperti, blasfemi, della rivoluzione francese, ma, dei metodi più subdoli, ipocriti, cioè arrivare a colpire la Chiesa, distruggere, la Chiesa cattolica, la fede, cristiana attraverso, l'ipocrisia, attraverso la corruzione, attraverso la propaganda. Cioè non usare più armi vere e proprie, ma armi, scrivono, che renderanno inutile o ridicolo il potere nelle loro mani, le loro ovviamente si intende il clero. Ecco, e già questo dovrebbe far riflettere un po' quello che è successo oggi. Inutile e ridicolo. Oggi lo vediamo. Inutile o ridicolo? Oggi il clero o è inascoltato o è deriso, quindi è ovvio che ciò è capitato esattamente. Questo è uno dei motivi per cui Mazzini viene allontanato dalla carboneria, perché i suoi metodi erano troppo violenti. Mazzini organizzava attentati, organizzava insurrezioni, non va bene, non va bene, bisogna entrare subdolamente nella Chiesa attraverso l'ipocrisia. Mazzini viene definito un cospiratore da melodramma, cioè non servono i metodi da melodrammi. Bisogna nascondersi, mascherarsi, entrare nella Chiesa piano piano. Questo richiede tempo, loro ne sono consapevoli. E a un certo punto scrivono di insuccesso in insuccesso si giunge alla vittoria. Abbiate dunque l'occhio sempre aperto su ciò che avviene a Roma. Rendete impopolare la Pretaglia in tutti i modi. Nubius, che era appunto il capo dell'alta vendita suprema fino, dicevo, almeno alla metà del 1800, quindi praticamente finché la carboneria ha questo ruolo attivo, viene descritto da Cretino Joly, lo definisce così, dice, egli solo, Nubius, è corrotto quanto un intero ergastolo. Ecco, quindi ho focalizzato alcuni punti che mi sono sembrati di particolare importanza. Allora, il primo è lo scopo, cioè che punti che emergono da questa istruzione e dalla corrispondenza. Il primo è lo scopo. Lo scopo è dichiaratamente la distruzione della Chiesa cattolica. Leone XIII, ancora nel 1902, ribadendo la, cito, ferma condanna della Chiesa contro tutti i tipi di massoneria, sottolineava che la massoneria costituisce una specie di società rovescio la cui ragion d'essere consiste nella guerra a Dio e alla sua Chiesa. Quindi ancora nel 1902 i papi si rendevano conto di questo. L'unità d'Italia, dicevo prima, è una scusa, e anche questo emerge dalle lettere, dall'istruzione. È una scusa, è una veste filantropica che si vuole dare a questo progetto, perché è chiaro che nell'Ottocento non si poteva dire vogliamo distruggere la Chiesa cattolica in un paese che era a stragrande maggioranza cattolica. Bisognava trovare un altro modo. L'unità d'Italia poteva essere una cosa apparentemente buona, poteva essere una cosa capace di attirare anche certi cattolici. Quindi per far breccia piano piano, e questo viene detto chiaramente nelle lettere. Ad esempio, Felice Anubius scrive: l'indipendenza e l'unità d'Italia sono chimere, producono un certo effetto sopra le masse e sopra la bollente gioventù. Noi, caro Nubius, sappiamo quel che valgono questi principi, sono palloni vuoti. Il nostro scopo finale è quello di Voltaire della Rivoluzione francese, cioè l'annichilimento completo del cattolicismo e perfino dell'idea cristiana. Si legge nell'istruzione, ma appunto per fare questo i metodi devono cambiare, non più violenza, ma corruzione. E quindi veniamo al secondo punto che volevo focalizzare, appunto questa scelta del metodo dell'ipocrisia,
Cioè, usare armi che renderanno inutile e ridicolo il potere nelle loro mani. A questo scopo vi leggevo eventualmente un punto qui dell'istruzione. Dice, lasciamo dunque che i nostri fratelli in quei paesi, cioè si riferisce alla Francia, ai metodi della rivoluzione francese, si sfoghino con le loro intemperanze di zelo anticattolico. Permettiamo loro di burlarsi delle nostre Madonne e della nostra devozione apparente. Con questo passaporto dell'ipocrisia, noi possiamo cospirare con tutto il nostro comodo e giungere a poco al nostro scopo, senza fretta, eh. Il lavoro al quale noi ci accingiamo non è l'opera di un giorno, né di un mese, né di un anno. Può durare molti anni, forse un secolo, ma nelle nostre file il soldato muore e la guerra continua. E poi sempre a questo proposito scrivono anche, ad esempio, noi non possiamo più andare contro il nemico con l'audacia dei nostri padri del 1793. Siamo impediti dalle leggi e più ancora dai costumi. In Italia, ribadiscono, non avrebbe funzionato. Ma col tempo potremo forse raggiungere lo scopo che ad essi andò fallito. I nostri padri furono in tutto troppo precipitosi e perdettero la partita. Noi la guadagneremo se, frenando la temerità, giungiamo a fortificare le debolezze. Ecco, poi il terzo punto che si collega ancora a questo è quello di non fare martiri. Loro vedono come uno dei difetti della rivoluzione francese fu quello di aver fatto troppi martiri. Adesso dicono non serve più fare martiri, come dicevo prima a proposito di Francesco IV, politicamente fare un martire è sempre un errore, no? Ecco, allora scrivono, è una gran brutta opera questa di fare così, degli eroi e dei martiri. La folla è così impressionabile dinanzi a quel coltello che tronca la vita. Essa passa così rapidamente da un'emozione all'altra. Essa si mette così presto ad ammirare quelli che affrontano con audacia quel supremo istante. E ancora, non possiamo, anche nell'interesse dell'umanità, lasciarci arricchire di martiri nostro malgrado. Credi tu forse che in presenza dei primi cristiani i Cesari non avrebbero fatto meglio di affievolire, di attenuare, di confiscare a profitto del paganesimo tutte quelle eroiche smanie del cielo, anziché lasciar crescere il fervore del popolo con una bella fine? Non sarebbe stato meglio mendicarne la forza dell'anima abbruttendo il corpo? Una droga ben preparata, attenzione, anche meglio amministrata e che debilitasse il paziente fino alla prostrazione. Cioè, magari attraverso appunto l'uso di droghe debilitare la persona anziché ucciderla, indebolirla, farle fare brutta figura. La sorte del cristianesimo non sarebbe stata certamente così bella. Si chiamavano i suoi apostoli, i suoi preti, le sue vergini a morire sbranati dai leoni nell'anfiteatro sulle pubbliche piazze, sotto gli sguardi di un popolo attento. I suoi apostoli, i suoi preti, le sue vergini, mossi da un sentimento di fede, di imitazione, di proselitismo e di entusiasmo, morivano senza impallidire, cantando inni di vittoria. C'era di che destare il desiderio di così morire. Io avrei loro semplicemente detto di far prendere ai più arditi di questi neofiti una bibita secondo la ricetta e non si sarebbe più parlato di altre conversioni. Se avesse visto debolezze, paure ed una massa tremante e febbricitante, avrebbe fischiato la folla e il cristianesimo sarebbe finito al terzo atto della tragicommedia. E poi continua, non fate che la morte sul patibolo sia gloriosa, santa, coraggiosa e felice, e voi avrete raramente bisogno di ammazzare. La rivoluzione francese, che ha avuto tanto di buono, si è ingannata su questo punto. Luigi XVI, scusate, Maria Antonietta e la maggior parte delle vittime di quell'epoca sono sublimi per rassegnazione e grandezza d'animo. E conclude dicendo, risparmiate i corpi, ma uccidete lo spirito. È il morale che ci importa di colpire. Noi dobbiamo dunque ferire il cuore. Ecco, dopodiché continua dicendo che l'arma migliore, appunto, è non tanto l'arma che uccide, ma l'arma che corrompe. Il cattolicesimo non teme la punta di uno stile, ma queste due basi, insieme alla monarchia dell'ordine sociale, possono cadere sotto il peso della corruzione.
Non stanchiamoci dunque mai di corrompere. Tertulliano diceva con ragione che il sangue dei martiri era il seme dei cristiani. Ora è deciso, nei nostri consigli che noi non vogliamo più cristiani, dunque non facciamo dei martiri. Ecco, quindi anziché quindi usare le armi che fanno dei martiri, bisogna, e questo è il quarto punto che ho voluto sottolineare, usare la propaganda, cioè uccidere con un veleno instillato poco a poco, uccidere lo spirito, uccidere il morale. Schiacciate il nemico a forza di maldicenze e calunnie, scrivono. L'Italia non mancherà mai di penne che sappiano dire bugie utili, anche questo direi che è molto attuale, che sappiano dire bugie utili per la buona causa. Con un giornale in mano il popolo non avrà bisogno di altre prove. Anche questo direi che è di Crea grande attualità. l'opinione pubblica per poterla guidare. Infatti, e dice ancora. Sì, aspetta, Ennio, aspetta. Agitate pian piano, inquietate l'opinione, tenete in scacco il commercio, soprattutto non fateli mai scorgere. I preti sono pieni di fiducia perché essi credono di avere il dominio delle anime. Fateli comparire sospettosi e perfidi. La moltitudine ha sempre avuto una grande propensione verso le controverità. Ingannatela, essa ama di essere ingannata. Ecco, quindi con la propaganda, con la calunnia, qui appunto nell'istruzione dell'alta vendita e nelle lettere che si scambiavano i membri, viene fatto questo programma di instillare appunto la corruzione, il veleno che avrebbe ucciso lo spirito della Chiesa. Che cosa si propongono questi personaggi? Di arrivare a corrompere il clero e possibilmente anche il Papa. Si rendono conto che non è facile, dicono: non ci sarà mai un papa che verrà nelle nostre sette, bisogna che noi andiamo al papa. E cominciano a pensare a come fare ad arrivare a avvicinare il papa alle loro idee. Pensano anche tra i papi del passato chi avrebbe potuto prestarsi al gioco. C'è un punto in cui dicono, parlano di un papa secondo i nostri bisogni, dicono Alessandro VI, il famoso Papa Borgia, con tutti i suoi vizi privati non ci converrebbe, giacché egli non ha mai errato in materia religiosa. Ci vuole un papa che erri in materia religiosa. Fino a quel momento si può dire che non c'era stato. Come si fa ad arrivare a un papa che erri in materia religiosa? Bisogna corrompere il clero poco a poco. Dicono corrompere soprattutto i preti giovani, perché poi i preti giovani un domani saranno quelli che faranno la Chiesa, decideranno. E quando avremo corrotto la maggior parte del clero, quando avremo instillato idee sbagliate, avremo raggiunto il vostro scopo. Quindi vi leggo eventualmente ancora. Qualche punto dice, appunto, bisogna cercare, dice la Chiesa, mettono in luce come da 1700 anni, dicono, domina in Italia, sostanzialmente domina in senso spirituale, ovviamente. Dicono, bisogna cercare un rimedio a questa situazione. Orbene, il rimedio è trovato. Il Papa, chiunque sia, non verrà mai alle società segrete. Tocca alle società segrete di fare il primo passo verso la Chiesa e verso il Papa con lo scopo di vincerli tutti e due. Or dunque, per assicurarci un Papa secondo il nostro cuore, si tratta prima di tutto di formare a questo Papa una generazione degna del regno che noi desideriamo. Lasciate in disparte i vecchi e gli uomini maturi, andate invece dritto alla gioventù. E poi parlano a lungo di come occorra presentarsi in maniera morale. Anche questo è particolarmente importante, perché inizialmente la Chiesa, lo ammettono gli stessi papi che hanno condannato sia la massoneria che la carboneria, inizialmente la Chiesa rimane perplessa. Infatti, se noi guardiamo le date, le condanne non sono immediate, né per la massoneria né per la carboneria. Quella per la carboneria è un attimo più rapida perché c'era già l'esperienza precedente. Però inizialmente non emettono una condanna radicale. Perché? Perché c'è questa
apparenza di moralismo, di perbenismo che caratterizza i massoni, che inizialmente li spiazza, li lascia perplessi. E questa sarà un po' una caratteristica anche dei pensatori, degli ideologi del Risorgimento. Pensiamo a Mazzini. Mazzini si cercava di presentarsi come l'uomo che proponeva dei doveri morali, comunque una sua spiritualità, per cui tendono a ingannare proprio l'arma dell'ipocrisia. E questo si raccomandano sempre, di comportarsi in modo morale, di non proporre mai cose sfacciate, proprio per ingannare. Lo scopo è l'inganno. La sobrietà. Volete? Sì? La sobrietà. Esatto. Volete stabilire il regno degli eletti sul trono della prostituta di Babilonia? Fate che il clero cammini sotto la vostra bandiera, credendo di camminare sotto la bandiera delle chiavi apostoliche. Ecco, questo è il grande inganno, questo è quello a cui siamo arrivati ai giorni nostri. Un clero che non capisce più, non è più in grado di capire, è convinto, magari in buona fede, di camminare sotto le chiavi apostoliche, mentre in realtà cammina e lavora per il nemico. Signora, un clero che mi viene, avete detto prostituto di Babilonia, e torniamo all'inizio della rivoluzione con Lutero, fu un termine suo, e è un clero attuale dove manca solo che dicono che Dio è a immagine e somiglianza dell'uomo e non il contrario. Esatto. Ma infatti per rafforzare quello che ha detto la professoressa Elena Bianchini, due cose, due appunti. Stai scalpitando, Ennio, non potevo trattenerti di più. Dai, Ah, dai, no, poi erano due cose. No, 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 due cose per rafforzare proprio le cose che andiamo a aveva chiudere perché lei già abbiamo un'ora e mezza. la nostra professoressa. Ovviamente abbiamo parlato di droga. Tant'è vero che, come tutti sanno, la famosa Compagnia delle Indie non era altro che la copertura dello spaccio di oppio. Tant'è vero che Palmerston disse che per tenere la Cina sotto controllo non esiste migliore esercito di quello dell'oppio. E poi, per rafforzare ancora, la manipolazione mentale che è stata fatta dalle ideologie liberali per creare un popolo sedato e attento agli ordini che esso dà, è vero che la propaganda che è stata inventata proprio dai giacobini, il Risorgimento, è il primo evento mediatico dell'umanità. Infatti tutti i giorni sui giornali comparivano gli articoli che riguardavano il Risorgimento. E infatti la manipolazione mentale che le ideologie illuministico-massonico-giacobine hanno creato per gestire l'umanità l'abbiamo proprio da Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, ministro degli esteri della seconda Repubblica francese gestita dall'ancora non Napoleone III, disse una cosa che ti fa accapponare la pelle. Disse: adesso che sono nati i parlamenti e le costituzioni e le democrazie, per mantenere in piedi questa forma di governo, tra parentesi ipocrita, bisogna togliere dalle scuole le materie classiche o umanistiche e soprattutto la conoscenza della storia, perché essa si è resa asse portante delle istituzioni formative, rischierà di creare cittadini scomodi alle vigenti democrazie e non consoni alla produzione industriale. Quindi Quindi, bisognava creare i nuovi schiavi. Attenzione, perché Ennio, quindi è tutto molto attuale. Orwell, Truman Show. attuale, ma dire attuale, allora le cose sai quando è che non sembrano attuali? Quando non conosci la storia, quando in pratica purtroppo i regimi liberali vogliono la non conoscenza della storia, perché in pratica così il popolo, giustamente, al popolo gli viene raccontato quello che vogliono. Però Storia. ricordate Storia e tradizione. storia, tradizione e identità, perché tu quando hai tolto queste tre cose a un popolo l'hai reso simile a una bestia. Allora, che vogliono, Va insomma, bene, no? Allora. Ennio, adesso voglio far concludere la signora Bianchini perché siamo quasi un'ora e mezza, non vorremmo No, no, troppo. sembrava. Credo che avete, poi nei miei saluti finali vi faccio le mie considerazioni. Prego, signora, a concludere. Ah, niente, posso concludere appunto semplicemente.
sottolineando ancora una volta come appunto si sia realizzato questo. Noi oggi in particolare non vediamo una persecuzione oggettivamente, almeno per quello che riguarda la nostra società, una persecuzione violenta della Chiesa, dei cristiani. C'è qualcosa di molto peggio. Le persecuzioni violente, in un certo senso, si può dire che siano sempre esistite. C'è un qualcosa di molto peggio. Appunto, c'è stata oggettivamente questa infiltrazione nelle file del clero che loro programmavano per poi portare il clero a camminare inconsapevolmente nella loro direzione, e c'è stato questo avvicinamento al mondo protestante che tutti gli ideologi del risorgimento propugnavano e che era tra gli scopi della massoneria. C'è stato il raggiungimento di questa indifferenza che Papa Pio VII vedeva come il più grande pericolo. C'è stata alla fine, in particolare col Concilio Vaticano II in poi, la Chiesa che si può dire che abbia abbracciato più o meno consapevolmente tutti gli errori che erano stati condannati dai papi precedenti. Quindi mi pare che lo scopo di questi carbonari, di questi massoni, sia stato purtroppo realizzato e coi metodi che essi intendevano, appunto, che erano quelli di arrivare, lo dice qui esplicitamente, a un odio generalizzato contro la Chiesa, perché criticando ancora i metodi violenti, qui dice esplicitamente: un colpo di pugnale non significa niente, non fa nessun effetto, cioè uccide una persona. Lui dice: no, noi dobbiamo invece arrivare a generalizzare questo odio e il nostro potere. E con questa concludo, con questa citazione che mi pare abbastanza sconvolgente. Noi abbiamo intrapresa la corruzione in grande, la corruzione del popolo per mezzo del clero e del clero per mezzo nostro, la corruzione che deve condurci al seppellimento della Chiesa. E conclude dicendo: il miglior pugnale per assassinare la Chiesa e colpirla nel cuore è la corruzione, dunque all'opera sino al termine. Ed è passato giusto quel secolo che loro profetizzavano alla fine. Loro scrivono qui nel 1840, dicono: potrebbe volerci un secolo. Sì, diciamo che il Concilio Vaticano II è stato nel 1960, giusto un secolo, e poi è cominciato quel declino dovuto a tutta questa opera di corruzione e propaganda che ha fatto sì che la Chiesa perdesse, la Chiesa, ovviamente intendo gli uomini di Chiesa, perdessero di vista il loro fine e abbracciassero invece quello purtroppo dei loro nemici. Allora Elena, posso dire una cosa? Ma allora il Papa Buono, Giovanni XXIII, che ha aperto le porte con il Concilio Vaticano II, ha aperto le porte alla massoneria, c'è un Papa Buono per quelli là che gestiscono i media, perché i bravi Ennio. parlano di informazioni, allora non è tanto buono questo Papa, Giovanni Ennio. XXIII. Ennio, adesso stiamo andando. Faremo un'altra puntata su questo, non Non è un finiremo più. Papa Buono, no, questo voglio dire, non è il Papa Ma non è Buono. una questione, è un disegno ben preciso. Calcola che l'istruzione permanente, i documenti primi si salgono al 1818. Allora, noi dobbiamo ringraziare Angela Pellicciari che ci ha trovato questo testo in francese, che non è mai stato tradotto in italiano. Ma poi ti fa capire che questa tecnica nuova che hanno usato era una tecnica di chi stava dentro le segrete stanze vaticane. Quindi ecco perché quei nomi non potevano uscire, perché sapevano perfettamente i punti deboli e come andarli a colpire. Siamo arrivati a questo, oggi è questo. E quindi dopo 2 secoli, ecco perché questo, come abbiamo sempre ripetuto, è diventato uno spartiacque. Adesso stiamo nella resa dei conti. Qui si sta giocando una partita molto molto più grande di quanto noi possiamo pensare. È l'istituzione permanente, è di un'attualità spaventosa. La signora parlava del protestantesimo, ma dimentichiamo forse anche l'inquinamento calvinista nella Chiesa. Oggi vedo più il calvinismo che il protestantesimo. Caruso era il figlio di un calvino, di una E calvina. quindi... Io in genere quando parlo di protestantesimo prendo dentro tutte le sue sette, Sì, tutte le sue no, direzioni, ma gli errori assolutamente. sono quelli, Sì, ovviamente. assolutamente, ma il calvinismo, se voi ci fate caso, certi modi sono molto... Non dimenticate una cosa, che oggi la Chiesa ha tre corti. C'è
c'è la corte del Vaticano, c'è la corte di Santa Marta dove c'è Papa Bergoglio e c'è poi quella di Benedetto XVI. Cioè noi viviamo tre corti, due papi e tre corti. E poi per chiudere Alessandro Borgia, forse il magistero della Chiesa nessuno l'ha interpretato bene come l'ha interpretato lui, a prescindere dalla sua vita privata. Certo. È stato eccezionale come servo di Dio, come vicario di Cristo. Comunque io qua starei ore ad ascoltarvi perché... Lo scopo principale delle ideologie liberali è quello di creare il Dio in terra. E infatti l'ho detto prima. Sì, infatti, la rivoluzione industriale vuole creare proprio l'uomo rizoma, l'uomo ciberluomo che si mette le protesi e quindi si eleva facciamo la storia della rana e il bue, però infatti, noi in queste condizioni Ennio la conosciamo, infatti come ti dicevo prima adesso il transumanismo si chiama transumanismo. Vabbè, diciamo che tu lo sa, però lo so che tu lo sai. Diciamo, non è che lo sai. Come? Non è, io lo so che lo sa, lo sa, no, non lo so, diciamo a chi, raccontiamolo a chi non lo sa. Vabbè, quindi, dai, andiamo a dove? Vabbè, l'abbiamo accennato. Dai. Si vuole creare, insomma, ci si vuole distaccare dal discorso spirituale e bisogna si vuole creare questa sorta di superuomo in terra che prenda il posto di Dio, però insomma il problemino è che noi dobbiamo fare una distinzione. Ci siamo mai chiesti perché nelle scuole si studi, ne abbiamo parlato, forse ne parlai già con Elena quest'estate, perché nelle scuole si studia storia e filosofia e la insegna lo stesso insegnante? Perché la differenza tra la storia e la filosofia è minima, perché la filosofia rappresenta l'idea divina che si incarna nella fragilità umana e da questo matrimonio nasce la storia e nascono gli eventi umani. E quindi nel momento in cui questa energia cosmica attraverso la nascita entra in questo corpo così fragile, deve farsi questa sorta di pellegrinaggio, di percorso nella dimensione materiale per tendere nuovamente all'infinito, a Dio con la morte, nel momento in cui ti sei comportato bene. Però le ideologie illuministiche vogliono bloccare questo passaggio nella dimensione materiale e tenere bloccata l'anima sulla terra. Ennio, perfetto. Infatti volevo chiudere ricordando quello che ho detto prima. Oggi si vuole non più l'uomo a maggio e somiglianza di Dio, si vuole arrivare che Dio è a maggio e somiglianza dell'uomo. Bravo, questa è la quarta rivoluzione industriale. Io vi posso ringraziare perché siete stati eccellenti, eccezionali. Anche vabbè, la professoressa è stata brava. La professoressa come sempre. È una professoressa. Anche tu, nonostante mi hai fatto un po' faticare, sei riuscito a esprimere tutti quei concetti che hai, perché siete due vulcani e questo per noi ci fa piacere. Grazie di tutto. Come nostro solito, vi saluteremo con un piccolo video che metteremo alla fine e sarà una sorpresa. Io veramente grazie e vi auguro una buonissima serata. Grazie. Grazie, grazie a voi. Ciao, grazie Ennio. Grazie. Alla fine la storia la scrive chi sa scrivere. E chi sa scrive, chiude la volta, scrive per mestiere. E sa quello che può dire e quello che non può dire. Perché chi gli pare, certe cose non lo sentì. E allora, questa è stata sempre la storia. La storia va ciocco. Per il re, per il generale, per il ministro, per il cardinale, il papa e la gente. La gente che è quella che proprio fa la storia, perché la storia gli passa angoglia, gli accide, gli cagna la vita, la rovina, l'arricchisce, la gente. La storia la fa la gente, alla fine. E sarebbe bello nei giorni poter leggere in cima a un libro di storia la memoria di Francesca, la memoria di Giovanna, la memoria di Antonietta, la memoria di Leonora, ma niente, chi gli è...
la gente pure la storia la racconta alle C, a voce, la racconta ai figli, la racconta ai nipoti. I nipoti poi raccontano quello che si ricordano e quello che hanno sentito. E piano piano questa storia si cagna, diventa una cosa che chissà quando è successa, chissà come, chissà quando. Eppure in cima ai libri di storia, se ben vedete, è la stessa cosa. Perché le cose non sono mai come si raccontano, mai come si raccontano. E noi siamo arrivati oggi che teniamo a parlare, i moti, i cilenti, 1828. Voi ricordate, quando arriviamo alla scuola, ogni tanto in cima ai libri ci stavano questi moti che erano nati a Copparta, a Milano, a Brescia, in Cilento, a Napoli, i moti. Dice, ma se moti che erano? E che faceva? E poi io va a vedere, era tutta gente marchese, notai, ex ministri, tutta gente importante. Però loro scrivevano il popolo. Ma chi era il popolo? Può essere? Non era chi di popolo. Quella era gente che mise a tutti i casini che stava a succedere, teneva interesse sì, e gli stava a difendere, perché quello che te ne va a capire. E che se stava a spallare la macera, non mun stava a cagnare, i munni mettiamo gomma alla macera, se stava a spallare, si era cominciato a spallare tanti anni prima, in Francia, quando erano fatta la rivoluzione, erano accese tutta quella gente, può oggi ancora si domanda a qualcuno, ma perché hanno acceso tutta quella gente? E in se risponde buona nessuna, tutte cominciano a fare ragionamenti, no, ma era un vulcano che è fatto, che la gente andava alla rana, e allora sei cose, sei ingassate, hai fatto la rivoluzione. Ah, sì, era. E perché la gente che teneva la rana teneva a pigliare la Bastiglia, che la Bastiglia la rana ingestiva? E niente, è rimasta parecchie cose, ne hanno sempre parlato, hanno scritto libri in cima, ma nessuno ti spiega perché è partita quella cosa. E perché hanno acceso tanta gente? Dice, ma stavano a piantare gli uomini nuovi. E se pensavano che l'uomo era come la patana, capite? Li mettevano sotto terra e nasceva, ma non era lì. Eppure, dopo tutti quelli che erano accesi, che non era nata nessuna, nuova, ancora non lo sapevano. Poi essi, li continuavano. E che gli scarrubo? Qua noi era arrivato il 1796. Era i dannanze perché in Dan prima erano portati gli eserciti, poi c'era stata l'epidemia, si era morta una sacca di gente, poi 3 anni roppa erano rivenuti una volta ai francesi, era successo tutti i cifiegli che succedette, tutta quella gente morta, distruzione, chieste che l'ate, poi se ne erano niti, poi erano rivenuti una volta nel 1806, se ne erano stati 10 anni, pure loro che erano successe la cesaglia che non venivano mai. Ma né che era arrivata, era fatta certe cose che non si sentono raccontare, manca ai peggio documentari in cima a Chiù Rossa, assassini della storia, essa l'era fatta. E qua stava la gente, perché alla fine la storia la fa la gente che si era trovata in mezzo a tutto questo ropatone che stava a succedere. Chi c'era i da buono, chi c'era perché si era arricchito appresso ai francesi, chi c'era i da male perché non teneva più manco quello che teneva prima, chi era da peggio ancora perché si era morto, e che tutto questo che era successo prima arrivate ai 1828, e è di quello che teniamo a parlare. Erano passate 39 anni, se non mi sbaglio, da quando era cominciato tutti i casini. La macera si continuava a spallare. In 1828 Cilento, i famosi moti, i moti del Cilento, che ancora ci stanno tutte le lapide, la celebrazione, la gente che si ricorda,
che questo qua ce l'avevano, che il re che non concedeva la Costituzione e volevano che questo diventava un re democratico, invece questo era un re che voleva essere assoluto, voleva che un mannà sull'isse, e tutte queste belle storie che ci hanno sempre raccontato. E andiamo a vedere, e chi erano questi che hanno fatto i moti del Cilento nel 1828? Legge elenco e legge tutto quanto, proprietario terriero, sacerdote, perché ci stavano pure i preti a Mesa, ai Carbonari, stavano pure i preti, nonostante il Papa era scomunicato alla carboneria, però parecchi preti erano carbonari, erano pure essi possidente terriere, ma chi gli ha da priesse pure teneva la terra. Dice, ma chi se erano possidente questa terra e come l'erano avuta questa terra? L'erano avute perché se l'erano comprate, l'erano avute per diritto della legge, o l'erano avute perché se l'erano approfittate, mise a tutti che gli hanno di casina, se erano appropriate della terra e non lo volevano lasciare? Forse perché se ce l'avevano che il re, che ogni tanto ci metteva il bastone in mezzo alle ruote? Secondo me è sci. Però pochesse, era solo interessuccio locale, la gente piccola che te ne arriva nu, chisse perucchiere fatte, che si erano arricchiti dopo un mese e volevano continuare a bagnare. Ma re da tutto, a re della carboneria, chi ci stava? E se vi a re della carboneria ci stavano sempre i paesi stranieri. Perché erano tutti i paesi stranieri che stavano a combinare queste macellie qua da noi. La carboneria, chi l'era fatta questa carboneria? Dove era nata? Si dice nata nel regno di Napoli, probabilmente fra il 1807 e il 1808. L'artefice principale fu Briot, che era un funzionario dell'amministrazione di Murat, che ex giacobino, ex girondino, ex giacobino, che voleva, non so che voleva fare. E vabbè, può darsi che ci stava isso, può darsi che ci stavano pure gli inglesi, che comandavano già in Sicilia, a dove ci stava il re che se n'era scappato, e non comandava niente perché comandavano gli inglesi. E ci stavano tutti e due a re, e era nata questa carboneria. Mise alla carboneria tutta la gente che si era trovata imbacciata renda a quegli anni, che non sapeva manche essa che teneva fa, era prima difesa il re, poi il re se n'era ita, poi erano diventata sempre oppositore, che chiamavano brigante, parecchie erano state uccise, parecchie erano cagnate ciocca. Stavano purissimi, mise alla carboneria. Mise alla carboneria ci stavano tutti, ci stavano chi che erano per i francesi, chi che erano per gli inglesi, chi che erano per il re, chi che non volevano né re né niente, stavano tutti quanti a loro mise. Issa carboneria, nessuno sapeva buono quello che pensava gli altri, però era tutta gente che teneva a ringraziare qualcuno. E quando qualcuno gli diceva di fare una cosa, la tenevano a fare. Incidente, 1828, che successe? C'era questa banda di proprietari terrieri, che erano una banda poi, facendo prepotenza in cima alla gente, comandavano la prepotenza in cima alla gente che casomai prima teneva la terra, poi se l'erano tota is, poi tenevano a fare per forza is, se non volevano fare accedevano, tutte queste cose a cucire. Tutte queste belle cose, e partendo facendo questa spedizione, dice che volevano che il re gli deva la Costituzione. E intanto, appicciando nel paese, accedendo, non so quanta gente accedendo, tutte cose, poi alla fine, se re che non riusciva a ricontrollare i paesi, se ne era ito 10 anni in Sicilia, era rivenuto. Il 1815, il regno che prima era regno della Sicilia, il regno di Napoli era diventato regno delle due Sicilie, esso era cambiato nome da Ferdinando IV, era diventato Ferdinando I, e
voleva raccordare tutto quanto, e si era tenuto tutti quelli che stavano dentro gli uffici ai tempi di Murat, dentro gli eserciti, cose, era tenuto tutto quanto, perché esso voleva raccordare, voleva accontentare tutto quanto, alla fine era scontentato tutto. Perché la gente che era combattuta per esso, si ritrovava quelli che gli era combattuto contro a comandare ancora come comandavano prima, quando il re non ci stava. Quelli che i francesi avevano fatto come gli pareva, a Mosè tenevano a stare attenti che non potevano fare più come gli pareva. E gli cantavano la canzone. Tu che era Ferdinando IV, Mosè è diventato premiere, ma noi te lo avevamo portato a S0. Quindi ce l'avevano questo re. E facendo questi moti, come chiamavano loro, i moti carbonari, no? I moti carbonari sono una specie di leggenda, alla scuola sempre i moti carbonari di qua, i moti carbonari di là, ma chi erano? Tutta questa gente che poi erano conti, marchesi, visconti, noi conosciamo la storia, i conti Cavour. Ma Cavour non era il nome, sì. Cavour era il nome dei paesi dove era conte, quindi si chiamava Camillo Benso. E noi conosciamo come Cavour. È come se oggi uno che abita a Sora gli chiamano Sora, o uno che abita a Arpina gli chiamano Arpina, o uno che abita a Napoli gli chiamano Napoli. Ecco, la stessa cosa. I Taparelli noi conosciamo come D'Azeglio, e che è la storia che c'è? I conti, che erano conti, erano proprietari del riere, erano benestanti, c'erano guadagnati in mezzo a tutti quei casini che era successo, e volevano continuare a guadagnarci. Chi erano i moti? E poi, che agli arredi non danno nostri, se è sbagliato chiudere qualcosa, che se pure lo poteva dire, perché esse non poteva pensare di fare conto che non era successo niente, che tutta quella gente si era morta, invece di ringraziare la gente che si era morta, ringraziare la chiglia che gli erano accesa e che erano state contro di esse, e che sono state belle che lo ha fatto. Irriamo ai Cilento, e succedette questa cosa, alla fine il re si incazzette, hanno arrestato tutto quanto, alcuni li hanno fucilato, il paese dove erano partiti, che si chiamava Bosco, mi pare, li hanno appicciato completamente, li hanno distrutti. Prima hanno fatto uscire tutta la gente, però, e poi hanno distrutto il paese, perché, insomma, chi era diventata una cova di questa cosa. E questa cosa è diventata questa storia che alla fine è una storia di delinquente, siamo a vedere. L'hanno fatta diventare una delle cose fondanti di paese nostro, una delle leggende risorgimentali. E poi ce la mandiamo, che hanno paese che sarebbe stata fondata in cima a queste cose, oggi non va buona. E se non va bene, con motivo ci sta. La prima prete che è stata messa storta. Io sento, la prete era la macera che si era spallata, che non stavano manca squadrate buone. E allora oggi ce la mandiamo che le cose non vanno, e non vanno pure per quello.